Mert continuerà a provarci con Deva durante le prossime puntate della Rosa della Vendetta e lo farà anche nei momenti meno opportuni. Entrambi saranno nei guai, perché Vefa sa che erano fidanzati e temeranno che possa raccontare la verità a Gulce Maleguländam. Mert, però, fraintenderà come sempre la situazione e a un certo punto crederà che Deva sia gelosa di lui. La rassicurerà, dicendole che non è disposto a rinunciare né a lei né alla moglie, non può dire di no a tanta bellezza. In questo modo farà solo arrabbiare Deva, visto che lo schiaffeggerà. Mert, l'uomo che nessuna donna forse vorrebbe. È abbastanza noto che Mert sia un uomo viscido e non sembra nemmeno realmente innamorato della moglie Guländam. Per lui è stata un'occasione ghiotta il fatto che la donna sia rimasta incinta, un motivo in più per stare insieme a lei e ambire ai suoi soldi. C'è anche da dire che lui punterà sempre anche a stare al fianco di Deva. Una sera si è anche recato in camera sua e ha provato a baciarla. Ma lei l'ha immediatamente respinto, facendogli capire che tra loro non potrà mai esserci più niente e soprattutto devono mantenere la loro relazione segreta, se venisse a scoprirla Gulce Mal, per entrambi sarebbe la fine. Beffa scopre che Mert e Deva stavano insieme. Le cose inizieranno un po' a cambiare quando Beffa scoprirà che Deva e Mert stavano insieme. Lo verrà a sapere dopo aver fatto hackerare un vecchio telefono di Mert. Al suo interno ci saranno delle foto in cui i due sono molto complici. Beffa si arrabbierà con entrambi. Non sopporterà che Mert stia ingannando Guländam, ma non gli piacerà nemmeno il fatto che Deva dica delle bugie a Gulce Mal. Ma alla fine se la prenderà contro Mert e gliene darà di santa ragione, procurandogli un vistoso livido nella zona addominale. Mert capirà di essere in pericolo, così vorrà subito avvertire Deva di ciò che è accaduto. Mert ci prova nuovamente con Deva. Beffa sa di noi, sa che eravamo fidanzati, dirà Mert preoccupato e anche Deva lo sarà altrettanto. Ma come fa a saperlo? Si chiederà e soprattutto non capirà perché non l'ha svelato a Gulce Mal, così Mert le svelerà di averlo minacciato. Ho usato Guländam contro Vefa, gli ho detto che se mi fosse successa qualcosa, lei sarebbe morta insieme a me, visto quanto mi ama. Deva sarà schifata dall'atteggiamento di Mert, anche quando lui le chiederà di non dire niente a Gulce Mal di questa storia. Hai paura di perdere la tua vita fatta di soldi e macchine di lusso? Vero? Gli dirà Deva e lui si mostrerà più viscido che mai, sei gelosa di me, vero? Sappi che io voglio sia mia moglie che te, non rinuncerò a nessuna delle due, come posso rinunciare a così tanta bellezza? Un'affermazione che non piacerà per niente a Deva, visto che gli darà uno schiaffo, sei solo uno psicopatico,